Ciao e benvenuti a tutti a questo nuovo podcast. Oggi volevo parlarvi di come poter creare un contest oppure una playlist su YouTube, includendo anche gli open page. Allora, le playlist sono molto interessanti durante, diciamo, per tutti gli utenti che usano YouTube. Si possono creare praticamente, diciamo, una raccolta di video da poter condividere, quindi sono molto facili da condividere anche sui propri canali o su differenti canali. Le playlist però hanno pure una funzionalità molto interessante, sono le playlist condivise. Quest'ultime permettono alla persona che crea la playlist di poter aggiungere dei collaboratori. I collaboratori che vengono aggiunti possono inserire a loro volta dei contenuti. Adesso pensate un progetto da poter sviluppare in classe, creare delle playlist educative. Allora, un insegnante può possedere un account YouTube, scusate, e poter creare diciamo, un format per i ragazzi. In poche parole, potrebbe in qualche maniera dire ai ragazzi di creare dei video su determinati tipi di argomenti che vengono studiati all'interno della classe. Una volta che vengono creati i video, l'insegnante dice: ragazzi, adesso potete inserirli all'interno della playlist. Come si può creare, diciamo, gestire bene questa playlist? In poche parole, l'insegnante potrà inserire gli account YouTube dei suoi alunni o comunque del gruppo, perché in poche parole ogni alunno potrebbe avere anche un gruppo, potrebbe fare dei contest o individuali oppure di gruppo. Se li fa individuali, ogni account di YouTube del proprio alunno verrà inserito nella playlist, altrimenti se fanno di gruppo basta un account per ogni gruppo. Una volta che permette ai ragazzi di inserire materiale, in poche parole si forma un laboratorio, no? Didattico a 360 gradi dove i ragazzi possono inserire i video, quindi quello che loro producono. E oltre a questo si potrebbe interagire, no? Creando degli open page da dare ai ragazzi per stimolare l'apprendimento. Dice, una volta che avete creato i video tutti, avete realizzato il vostro materiale didattico che è facile da condividere perché comunque viene contenuto all'interno di una playlist, noi diamo l'open page per dire effettivamente abbiamo svolto l'attività e quindi si viene a formare anche gamificazione, creando magari un open page carino, colorato, tutto glitteroso oppure una serie di open page da poter raggiungere, dipende dal laboratorio che si va a creare. Penso che queste sono delle attività educative molto interessanti e che fanno in modo che si crea gamificazione utilizzando la tecnologia e la tecnologia deve essere usata per migliorare, insomma, la qualità di vita delle persone e in generale adesso, diciamo in generale. Nello specifico, invece, parliamo di migliorare l'apprendimento in classe. Spero che vi sia piaciuto il podcast, ci sentiamo al prossimo e buona giornata.